Siamo di fronte alla Sevela di Atessa con la telecamera di Andrea Berardinelli, vicino a me ho Alfredo Fegatelli che è segretario regionale della FIOM CGIL. Oggi la FIOM CGIL ha indetto, Abruzzo e Molise, ha indetto uno sciopero di 8 ore. Dopo le preoccupazioni per un eventuale stabilimento in Polonia, eventuale concorrenza al Ducato, ora ci si mette anche la Renault perché c'è questa proposta di fusione tra FCA e Renault con un mezzo che potrebbe fare da concorrenza al Ducato. Questa è solo una delle motivazioni di questo sciopero. Lo sciopero sembra riuscito perché, come avete potuto vedere dagli autobus, sono scese 4-5 persone, ad eccezione degli interinali che sono entrati, non abbiamo visto neanche una grossa affluenza delle macchine. Voi dite che questa proposta di fusione tra FCA e Renault avvalora anche la possibilità di uno stabilimento in Polonia? Sicuramente PSA ha fatto una scelta di andare in Polonia per produrre 100.000 furgoni in più. Tra questi 100.000 furgoni c'è anche qualcosa del Ducato che viene prodotto. Sicuramente la scelta di avviare una fusione tra Renault ed FCA potrebbe aver indotto anche PSA a prendere delle iniziative come quella che sta prendendo in Polonia. Fegatelli, voi siete amareggiati perché avete detto dal governo nessuna risposta, li abbiamo chiamati più volte, ricordiamo che qui alla Sevela lavorano 6.400 dipendenti con un PIL del 10% per l'intera regione Abruzzo, amareggiati forse di più? Più che amareggiati siamo abbastanza arrabbiati perché ovviamente stiamo vedendo sfumare un'altra azienda italiana che già ha portato la sua testa in America con la fusione con Chrysler, adesso sta facendo un'altra dove praticamente sta prendendo le redini, perché prenderà le redini diciamo un'azienda transalpina, e quindi di conseguenza siamo preoccupati perché non conosciamo quali sono le reali strategie. Calcolate che il piano industriale ci è stato presentato a dicembre e oggi non è stato assolutamente realizzato.